Siamo venuti qua come Greenpeace oggi in sostegno ai comitati, alle mamme NOPFAS per cercare di portare il nostro sostegno per quella che è una battaglia che è inevitabile. Cioè non si può pensare di vivere con l'acqua inquinata da PFAS, di avere il terreno inquinato e quindi anche di avere problemi nell'approvvigionamento di cibo, di verdure. Ci sono persone che avevano il proprio orto e che è la cosa migliore dal punto di vista ambientale che si possa fare e adesso non possono neanche mangiare le proprie verdure, chi aveva animali. C'è una situazione che noi abbiamo scoperto, perché non è un tema di cui si parla tantissimo a livello nazionale, ed è circa un anno che stiamo lavorando in supporto a loro e questo è l'ennesimo gesto che facciamo insieme a loro, per la prima volta unendo i nostri attivisti ai loro comitati per cercare di sollecitare la regione finalmente a intervenire, perché loro hanno il potere, si sono dotati di tutti gli strumenti necessari per intervenire, chiudere la Miteni e cominciare con la bonifica, ma in realtà ancora non si sono decisi a partire, per cui cerchiamo veramente di farci ascoltare e di chiedere finalmente la bonifica immediata.